Si può parlare di bellezza e di economia insieme, sì, lo si può fare grazie al paesaggio toscano che è diventato così unico, un'icona incontrastata a livello mondiale, fonte di ispirazione anche per artisti e per scrittori. Non tutti però forse conoscono lo stretto legame tra il paesaggio e il tessuto produttivo agricolo. Questo nostro inconfondibile paesaggio, questa skyline, è stata costruita da generazioni di contadini, di allevatori, che hanno cercato appunto di mettere insieme l'utilità economica e la bellezza. Questo patrimonio non è solo estetico, ma è un vero e proprio tesoro, perché ad ogni piccola mutazione del paesaggio corrispondono i sapori, gli aromi, i profumi che si ritrovano nei prodotti tipici che tutti, in tutto il mondo, cercano di imitare. Approfondiamo questo aspetto e le sue implicazioni, anche economiche, con una giornalista specializzata, Annalisa Bruchi, un volto noto della televisione, giornalista e conduttrice di Rai 2. Annalisa Bruchi, giornalista economica, lo possiamo dire, poi giornalista a tutto tondo, ma insomma col DNA economico, sì, giusto? Sì. Conduttrice di Night Tabloid su Rai 2. E quindi, come dire, la persona adatta su cui ragionare su una cosa che, insomma, che ci riguarda molto come toscani, che è un po' abitudine alimentare, un po' economia, un po' industria agroalimentare, un po' prodotti d'eccellenza. E cioè questo settore dell'agroalimentare d'eccellenza, riusciamo ancora nella competizione mondiale come Toscana a salvaguardarlo dal punto di vista delle peculiarità e della qualità? Guarda, sicuramente l'agroalimentare è uno dei punti di forza della nostra economia, quindi inutile l'automotive, il turismo, cioè sono cose fondamentali. E poi dobbiamo ricordarci che nel mondo c'è molta voglia d'Italia, soprattutto di cucina italiana e di cibo italiano. Quindi noi abbiamo qua in Toscana tantissime eccellenze, dal vino a, non so, penso alla cinta senese, noi siamo qua in zona, per cui sicuramente quello è un punto importante. L'importante è appunto salvaguardare, come tu hai detto, la qualità. E poi c'è questa caratteristica che tutta la Toscana ha dei prodotti particolari. Questa è la biodiversità, no? Del esatto, nostro territorio, esatto. Un po' dell'Italia, ma in particolare secondo me della Toscana, quindi assolutamente sì, assolutamente sì. Però poi andiamo all'estero e quando andiamo, capita insomma, nei supermarket in America piuttosto che in Cina, vediamo questi prodotti dai nomi strani, no? Prosciuttello oppure pecosino, mortadella con un L sola, esatto. I famosi Italian sounding, no? Che poi la cosa grave è che vedi che magari molti di questi sono prodotti proprio in Europa, quindi secondo me è importante una normativa, bisogna salvaguardare i nostri prodotti, anche perché ricordiamoci che questi prodotti più o meno costano 60 miliardi, cioè valgono nel mondo, quindi valgono più dei nostri prodotti praticamente, perché ovviamente hanno dei prezzi molto inferiori. Sicuramente c'è controllo, ci vuole un'etichettatura come si deve, perché uno deve vedere chiaramente la provenienza e l'origine. Ovviamente chi conosce la differenza nel gusto, perché la qualità ovviamente è troppo differente per essere compiuta, però si parla di tanti soldi e controlli. Le abitudini alimentari ce le siamo un po' salvaguardate con questi ritmi frenetici che abbiamo dal punto di vista della nostra toscanità? Guarda, io non vivo più in Toscana da tanti anni, però secondo me l'Italia ancora sì. Noi ce l'abbiamo ancora più attenzione per il cibo rispetto agli altri paesi, tant'è che noi viviamo più a lungo rispetto a tutti gli altri paesi europei, il motivo per il quale si va in pensione più tardi, no? Mi hanno detto. Sì. Bisogna vedere come ci si arriva, dico io. Però in realtà il nostro, la famosa dieta mediterranea, quella italiana, sicuramente è un'ottima dieta che ci fa stare tutti meglio. E forse se c'è una terra in cui il tema della filiera corta ha una concretezza, è la Toscana. Assolutamente, no? Molto importante, no? Il famoso chilometro zero, esatto. Comunque ormai è diventato, anni fa quando se ne parlava, no? Mi ricordo era, che vuol dire, adesso ci si sta molto attenti perché comunque si dice meglio mangiare meno ma mangiare meglio, ecco, noi quindi prodotti ottimi ne abbiamo. E c'è questa cosa interessante che insomma la filiera corta stanno cercando di portarla anche nelle scuole ed è fondamentale, sì, no? Sì, sì, ho visto anche in alcune scuole, importantissimo stare attenti anche alla sostenibilità del sistema, dai piatti, voglio dire proprio la sostanza, come sono fatti i piatti, cioè via la plastica, ma soprattutto abituare fin da piccoli a mangiare, al gusto, perché si rischiava in molti paesi non c'è più il sapore, esatto. Perdi completamente il sapore delle cose, quindi per dare a un piatto di pasta un sapore, anche se la pasta appunto ci butti dentro qualsiasi cosa, invece noi filiera corta,
e riabituare ai sapori, soprattutto i ragazzi, anche nelle scuole c'è questo, hanno cominciato. Sì. E poi c'è questa cosa, i prodotti DOC, i prodotti di OCG, si ha l'impressione, girando un po' anche per i locali, i ristoranti, insomma, enoteche della Toscana, che questi ristoratori, chi gestisce, ci tengano molto, no? Cioè li senti orgogliosi, guardate, questo è un prodotto DOC, è una cosa toscana, forse non solo toscana, però bella, no? Molto bella, secondo me, anche questo famoso storytelling, adesso è una parola che va tanto di moda, no? Del prodotto, da dove viene, da quale fattoria, che tipo di trattamento, eccetera, secondo me sta diventando sempre più importante nelle nostre tavole, non solo nei ristoranti, ma anche nelle nostre tavole. Ecco, come la mettiamo con questi dietologi che imperversano molto sulle reti nazionali, no? Io non li frequento. Secondo me si può mangiare tutto, basta che ci sia un minimo di educazione alimentare, nel senso non è che ti puoi fare tutte le sere un salamino, no? O mangiare così tanti affettati. Secondo me non succede assolutamente niente. Mangiare tutto, mangiare poco, mangiare bene. Ecco, tra l'altro mangiare bene anche appunto al ristorante, no? Le istituzioni toscane, la regione, i comuni, le camere di commercio, mi sembrano molto attente anche a diffondere una sorta di disciplinare della qualità nei ristoranti. Questo tu che magari vieni e vai a mangiare al ristorante, no, in Toscana, si vede, si percepisce? Guarda, io devo essere sincera, mangio poco nei ristoranti in generale, però quando mi capita mi rendo conto che è cambiato proprio il concetto, quello sì, però in realtà nei ristoranti... Quindi la qualità è migliore? La qualità secondo me sì, io poi ricerco la qualità se vado a mangiare fuori e la trovi. Ce la facciamo a competere ancora con la qualità in questo mondo globalizzato così? Ma secondo me torna, perché si torna al glocal, no? Globale ma locale, c'è questa smania di queste grandi catene, no? Di alimentari, di caffè, di pizzerie, di cose che c'è molto nel mondo. In Italia non ha avuto molto, non ha attecchito, mentre i ristoranti italiani sono, diciamo, i più ambiti in assoluto nel mondo. Certo. Anche quelli, infatti, tant'è che usano anche lì l'Italian sounding, cioè il nome italiano, anche quando magari italiani non sono, perché comunque cucina italiana è sinonimo di qualità. E dopo aver parlato con Annalisa Bruchi dell'importanza per l'economia e per tutto l'indotto della ristorazione dei prodotti a denominazione di origine, andiamo adesso a conoscere alcuni dei consorzi di produzione. Partiamo dalla Cintasenese, perché parlare con loro è importante. Qual è l'importanza di un prodotto a denominazione di origine e perché vale di più? L'importanza della denominazione di origine è una garanzia per il consumatore che se controlla l'origine di questo animale può trovare tutte le indicazioni relative a come è stato allevato e da dove proviene. In questo momento stiamo parlando di Cintasenese, un animale antichissimo, delle origini molto antiche, nobile io lo ritengo, che nel 1980 rischiava l'estinzione, che poi è stato ripreso grazie alla passione sia di pubbliche amministrazioni, ma soprattutto di piccoli allevatori, che hanno portato questo animale a oggi a essere un animale che non rischia più l'estinzione, ma in numeri piuttosto bassi. Per questo motivo noi, dopo un grandissimo lavoro e un grosso sacrificio, abbiamo raggiunto l'obiettivo della denominazione di origine protetta, che non è sulla razza in quanto tale, ma è sulla carne che questa produce. Ogni pezzo di carne macellata con la Cintasenese viene accompagnata da un certificato, sia cartaceo e anche in bollo come questo qui che vi faccio vedere in questo momento. Qui abbiamo il logo della denominazione, abbiamo il logo della DOP e abbiamo un codice di riferimento del consorzio di tutela. Con questo codice possiamo risalire all'animale che ha, diciamo così, questa dove proviene questa carne. Perché? Perché no, ogni nostro animale ha un numero di riferimento e un bollino giallo che porta all'orecchio, dal quale si può risalire alla genealogia, a chi, quando è nato, quando è morto, di chi era proprietario. E quindi vi ripeto, mi raccomando, la contraffazione è un grosso problema, ma fatevi sempre vedere da dove proviene quella carne che consumate, chiedete Cintasenese DOP certificata e avrete la garanzia di mangiare un prodotto che, oltre ad avere una qualità particolare dal tipo di genetico, ma anche da quello che mangia e da chi è allevato, perché noi allevatori la maggior parte lo facciamo per passione, per potervi dare la possibilità di assaggiare prodotti unici al mondo, richiesti da tutte le parti del mondo.
Sappiamo che la contraffazione comporta molti danni sia a livello economico che a livello di salute. Facciamoci raccontare da un esperto che cosa vuol dire contraffare. Contraffare significa praticamente falsificare, cioè vuol dire cercare di vendere un prodotto falso al posto di quello originale, facendo credere che sia originale. Il danno economico che deriva sui prodotti alimentari è notevole. Si parla di 60 miliardi di euro in Italia, 6 miliardi di euro solamente in Toscana. Cosa vuol dire? 20-30 mila posti di lavoro perduti. Cosa facciamo praticamente? Cosa si fa per cercare di evitare tutto questo? Innanzitutto insegnare la consapevolezza nell'acquisto. La consapevolezza nell'acquisto è qualcosa che ognuno deve avere, perché oggi l'etichettatura è chiara, comporta notevoli informazioni, basta riuscire a saperla leggere. Una cosa molto importante è avere fiducia nei marchi, nelle IGP e nella DOP. Abbiamo sentito che oltre alle fake news abbiamo anche le etichette fake, quindi ci facciamo raccontare qualcosa proprio su questo argomento. Quanto è importante l'etichetta per la tutela di un prodotto a denominazione di origine? Allora, l'etichetta noi possiamo considerarla come una cartina al tornasole, è il vestito di una confezione, di un prodotto. Nel caso dell'olio, la materia dell'etichettatura è sempre stata piuttosto in divenire, quindi c'è stato sempre un grande movimento intorno alla normativa dell'olio extravergine di oliva. Le denominazioni di origine protetta, l'indicazione geografica protetta, quindi le DOP e le IGP, hanno una marcia in più in questo senso, perché da sempre hanno dato maggiori informazioni a come si deve riconoscere un prodotto, e quindi questo vestito, oltre che essere bello, è soprattutto chiaro, trasparente, nitido e con grandi informazioni per il consumatore finale. Nel caso di una denominazione come l'olio toscano IGP, l'etichetta parla molto chiaro, perché come possiamo vedere è riportato la denominazione di origine toscano, la categoria merceologica olio extravergine di oliva, ma soprattutto poi anche l'indicazione geografica protetta, che possiamo trovarla sia con l'acronimo IGP che come anche con il marchio, con i colori giallo-blu, con un diametro di 1,5 cm. L'etichettatura dell'olio a denominazione toscano IGP non si ferma qui però, perché dal 1998, e quest'anno festeggiamo 20 anni, quindi oltretutto è un grande traguardo per noi, ha a corredo questo contrassegno, che è l'elemento che identifica, insieme alla denominazione toscano, alla IGP, il contrassegno che identifica la vera origine, la qualità e la tipicità di un prodotto. Cioè, per essere chiari al 100% e sicuri di avere a che fare con un toscano nato e cresciuto veramente in Toscana, con olive toscane, franto e imbottigliato qui in Toscana. Questo contrassegno è unico e irriproducibile e riporta un numero, un codice alfanumerico, che identifica solo questa bottiglia e che appartiene a questo produttore. Tutto questo è rintracciabile sul nostro sito oliotoscanoigp.it. È molto interessante scoprire anche come i consorsi riescano a codificare delle tradizioni secolari. Ci facciamo allora raccontare la storia della finocchiona. I prodotti DOP e IGP sono direttamente legati alla storia e ai territori da quali provengono. Sono quindi un riconoscimento di quello che è la tradizione di una ricetta di produzione, di quello che sono i legami con le persone che hanno fatto la storia di quel prodotto e le persone che hanno fatto poi nel tempo, quindi quel prodotto, che lo hanno elaborato e l'hanno portato fino ai giorni nostri. Affondiamo le radici nel Medioevo, quindi a quei tempi il pepe era raro ed era merce assai cara. I contadini e chi elaborava i salumi dovevano trovare qualcosa con cui insaporire le carni e scoprirono che la pianta del finocchio selvatico cresceva in abbondanza sui greti delle colline, e quindi iniziarono a essiccare i fiori e i semi per poterli utilizzare ad insaporire le carni. Ecco come nasce la storia della finocchiona IGP e come questa arriva fino ai giorni nostri grazie a un disciplinare di produzione che viene rispettato ogni giorno da tutti i nostri produttori, che una volta deciso di aderire al consorzio e a sottostare ai controlli dell'organismo di controllo, eseguono la finocchiona e scelgono la qualità di questa produzione ogni giorno. Quanto è importante il ruolo del consorzio per la tutela della tradizione e come riescono i consorsi a codificare la tradizione per poterla rispettare?
La codifica della storicità della ricetta di produzione è indicata all'interno di ogni disciplina di produzione. Quindi l'elaborazione di un disciplinare, fin dalle sue prime parole, deve prevedere che questa storia, che questo legame con il territorio, con le persone, nel tempo, venga portato avanti nel tempo. Il consorzio, in questo senso, quindi, grazie all'attività di informazione e comunicazione, fa conoscere la storia di questo prodotto, per quanto ci riguarda la Finocchione IGP, ai consumatori. E questo è fondamentale perché un prodotto DOP e IGP è lo specchio di quella che è la tradizione e della cultura di un luogo, di un territorio e ovviamente anche di quel settore, quindi per quanto ci riguarda della salumeria. Approfondiamo la questione dei controlli con Oreste Gerini, dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari. I prodotti DOP e IGP sono normati dal 1992. Quanto c'è ancora bisogno di identificare i loghi che li contraddistinguono per informare i consumatori sul loro valore qualitativo e l'espressione territoriale che rappresentano? I prodotti DOP e IGP, acronimi di denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, sono prodotti che si identificano con un territorio. I prodotti a denominazione di origine protetta derivano le loro caratteristiche esclusivamente da quelli che sono i fattori ambientali e le conoscenze umane di quel territorio. I prodotti IGP sono legati, una delle fasi essenziali del processo produttivo avviene sul territorio. Faccio un esempio di un prodotto DOP, siamo in Toscana, il prosciutto toscano DOP o il pecorino toscano DOP, dove tutte le fasi produttive avvengono sul territorio. L'esempio di un prodotto IGT, il lardo di Colonnata, dove a Colonnata viene solo la fase finale del processo di trasformazione che dà però a quel prodotto quelle caratteristiche non riproducibili altrove. Quindi già da questo se ne deriva che i prodotti DOP e IGP hanno delle caratteristiche che si identificano completamente con la territorialità e l'importanza di far conoscere il loro significato ai consumatori anche per valorizzarli qualitativamente e far capire perché un consumatore deve pagare un differenziale di prezzo per quel prodotto. Un prodotto DOP e IGP viene prodotto con metodologie produttive rigidamente fissate da un disciplinare di produzione. La tecnologia produttiva è sottoposta al controllo sistematico da parte di organismi di controllo pubblici e privati che vengono a loro volta vigilati nel loro operato dall'Ispettorato Repressione Frodi, di CQRF e dalla Regione. Quindi diciamo un sistema di controllo che dà assolute garanzie sulle caratteristiche del prodotto che ne deriva. Rispetto a un prodotto convenzionale, quindi non ad DOP IGP, che può essere migliore, può essere peggiore, però non ha degli standard produttivi certificati da nessuno. Quanto è importante, secondo lei, la cultura e la conoscenza dei prodotti a denominazione per combattere l'idea della contraffazione? L'importante sarebbe appunto far capire al consumatore qual è la differenza tra un prodotto a denominazione di origine e un prodotto non a denominazione di origine. È difficile, ci sono tantissimi prodotti a denominazione di origine che hanno una diffusione territoriale estremamente limitata in Toscana come in tutte le altre regioni d'Italia. L'Italia è il principale detentore di prodotti a denominazione di origine d'Europa, però hanno un'importanza questi prodotti anche se non conosciuti per un territorio. Sarebbe importante per i consumatori riuscire a capire, insegnare al consumatore come riuscire a identificare un prodotto che effettivamente non solo viene acquistato in una determinata zona e è quel prodotto, ma è anche un prodotto che ha a monte delle garanzie di certificazione che ne certificano, scusi il gioco di parole, proprio l'origine geografica da quella determinata zona e l'ottenimento attraverso specifiche metodologie produttive. Facciamo un salto indietro nel tempo per parlare di un prodotto antichissimo che è stato definito il pane dei poveri e che viene dal Mugello. Quali sono le caratteristiche che danno valore a un prodotto garantito dal consorzio? Come il consorzio garantisce non solo la qualità ma anche la tradizionalità del prodotto? Allora, il marchio del Marrone Mugello IGP è il nostro riconoscimento per un prodotto che ha origini antichissime. I nostri castagneti sono ultra secolari e vengono ancora condotti nel metodo tradizionale. È la cosa più preziosa che abbiamo come produttori perché è quello che ci ha dato negli ultimi 10 anni la possibilità
di creare veramente un valore aggiunto al nostro prodotto, contemporaneamente a garantire al produttore che i marroni contenuti nelle nostre confezioni sono ed esclusivamente provenienti dal Mugello e seguono un disciplinare di produzione molto ferreo, che tra l'altro prevede la coltivazione biologica dei castagneti e che sicuramente attraverso il nostro disciplinare, che in gergo è chiamato chiuso, tutte le fasi di lavorazione, dalla produzione al confezionamento, vengano fatte nella zona di produzione. La zona di produzione è quella situata a nord di Firenze, nei comuni principalmente dell'Alto Mugello e dell'Alta Val di Sieve e del Mugello. Quindi ripeto, i produttori che aderiscono a questo disciplinare hanno dei controlli ferrei riguardo la coltivazione e anche le lavorazioni. La confezione che mettiamo in commercio, oltre ad avere il nostro marchio ben evidente registrato presso la Comunità Europea, godono di una tracciabilità totale, cioè attraverso il lotto, addirittura anche attraverso il nome e cognome, si risale esattamente al produttore per ogni confezione. Ripeto, è la cosa più preziosa che abbiamo, perché ad oggi il non avere un marchio che certifica la provenienza e certifica soprattutto anche il metodo di lavorazione ci metterebbe su un mercato diffuso, generico, dove la concorrenza con altri prodotti nazionali e anche extranazionali ci danneggerebbero. Questo ha fatto sì che negli ultimi, ripeto, 10 anni i castagneti da frutto nelle zone montane non solo non hanno avuto un abbandono, ma vengono ristrutturati, vengono migliorati. Ci sono nuove aziende, specialmente fra i giovani, che si dedicano a questa attività, perché grazie a questo marchio è diventata anche una produzione con una buona redditività. Tra i prodotti a denominazione, molti in Toscana sono vini. Quanto è importante la denominazione nella produzione enologica? Beh, è un valore aggiunto, in quanto la denominazione ha certe regole per legge, comunque, che un produttore deve seguire certe regole, certi modi di fare il vino e le quantitativi, e come per esempio i Chianti Colli Fiorentini ha una ricetta, diciamo, che deve essere uguale un po' per tutti, quindi tra Sangiovese, Trebbiano, Canaiolo, e quindi bisogna seguire certe regole e quindi avere un prodotto d'alta qualità. Che cosa fornisce in più la denominazione? Beh, intanto che la filiera è seguita, quindi una volta che il prodotto è pronto per essere imbottigliato viene fatto un prelievo in cantina del vino da imbottigliare, fatto da TCA, e quindi poi tra gli esami organolettici e sensoriali il TCA dà il permesso all'imbottigliamento e quindi ci dà il numero sufficiente di fascette o collarine che noi dobbiamo mettere qui intorno alle bottiglie, e quindi è un prodotto controllato, super controllato. La maggior parte dei prodotti tipici toscani ha un forte legame con la storia stessa dei territori di provenienza. Rappresentano una chiave per cogliere la cultura e il carattere del posto, di ogni luogo. Insomma, contribuiscono a farci cogliere lo spirito della nostra terra e la sua irrepetibile atmosfera. E quindi non rimane che dire: diffidate delle imitazioni. Vetrina Toscana. Oltre 1000 ristoranti, 320 botteghe e più di 200 produttori. Questi sono i numeri di Vetrina Toscana, che vanno a comporre la più grande rete regionale italiana di questo genere.
Vetrina Toscana è il progetto di Union Camere Toscana e Regione Toscana, nato per promuovere ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti tipici del territorio. Grazie a Vetrina Toscana, in questi ultimi anni il turismo regionale è diventato un modello da imitare, un viaggio tra la filiera corta dell'enogastronomia, qualità delle produzioni artigianali e territori dal patrimonio storico e culturale unici. L'adesione alla rete è gratuita, ma legata alla sottoscrizione di un disciplinare che impegna i membri a caratterizzare la loro offerta declinandola sulle produzioni regionali di qualità, la filiera corta, la tradizione locale. Vetrina Toscana è un progetto di marketing territoriale che ha un duplice scopo: aiutare l'utente a orientarsi nell'offerta, dandogli la garanzia di mangiare tipico e al contempo dare a ristoranti e botteghe l'occasione per farsi conoscere e proporre le loro eccellenze. Inoltre è un sistema che mette in relazione consumatore, ristoratore e produttore in un circuito virtuoso di promozioni e di eventi che consentono di scoprire anche gli angoli meno noti, ma non certo meno belli, di questa regione. Il progetto di Vetrina punta sulla stagionalità, la filiera corta, la tipicità e fornisce al consumatore una garanzia di genuinità, informandolo che i prodotti del ristorante o della bottega sono prodotti nel territorio. Da chef stellati a trattorie, da negozi di prossimità a boutique del gusto, il marchio con la Robbiana è una guida sicura per orientarsi nelle offerte di questa regione. E con i suoi eventi promuove anche i piccoli centri e realtà culturali meno note. Tra gli eventi più importanti si segnalano quelli legati alla promozione del pesce dimenticato e gli appuntamenti del gusto dell'arte, l'arte del gusto, che hanno unito enogastronomia e cultura, ambientando in musei, ville, parchi e biblioteche degustazioni enogastronomiche, a testimoniare che in Toscana la cultura del gusto e il gusto della cultura sono molto legati. Vetrina.